5 anni di Papa Bergoglio al soglio pontificio dal marzo del 2013, dopo le dimissioni di Ratzinger, che oggi ne prende le difese. Sentiamo Alessandra Bortoloni. 13 marzo 2013. Sulle Leone un po' l'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, soffia già un vento nuovo, ancora di più quando il neoeletto Papa decide di chiamarsi Francesco, un nome che ripropone le scelte del Santo di Assisi. Quel nome che nessun pontefice aveva mai scelto, svela il Papa appena eletto, racchiude tutta la sua forza, l'attenzione, la vicinanza ai poveri, la predicazione di pace, la custodia del creato. 5 anni di pontificato, 2 encicliche, 39 viaggi di cui 22 all'estero, per Papa Francesco il messaggio è sempre lo stesso. La Chiesa deve essere più evangelica, più povera, anche a costo di rompere alcune consuetudini, a partire dalla percezione popolare della figura pontificale. E così in questi 5 anni abbiamo visto un Papa schietto, aperto, che usa parole semplici, che non rinuncia, come la definisce lui stesso, alla normalità della vita, ma soprattutto che ha avuto il coraggio di attuare una sorta di riforma non solo nella Curia, ma in tutta la Chiesa. Iniziative però che per alcuni all'interno del Vaticano non seguirebbero la linea teologica del suo predecessore, ed è proprio lui, Benedetto XVI, a difendere oggi Bergoglio con una lettera di poche righe. Plaudo a questa iniziativa che vuole opporsi e reagire allo stolto pregiudizio per cui Papa Francesco sarebbe solo un uomo pratico privo di particolare formazione teologica o filosofica, mentre io sarei stato unicamente un teorico della teologia che poco avrebbe capito della vita concreta di un cristiano di oggi. Non solo una difesa, ma anche la conferma della continuità tra i due pontificati.